Salve a tutti ragazzi e bentornati al terzo episodio di ODT. Dunque, questo giro dovevamo andare in quella direzione, ma considerando che abbiamo recuperato la chiave gialla, esatto, la chiave gialla va inserita da un'altra parte, che tanto poi si ricollega con la porta che ci stiamo lasciando alle spalle. Quindi dobbiamo ritornare esattamente di qua. E dobbiamo andare a prendere, cioè a aprire più che altro il cancello con quelle scatole davanti, quelle che avevo paura che venissero, che si rompissero durante lo scontro, perché c'era una torretta e c'era un karma davanti. Allora, eccoci qua. Chiave gialla squeeze. Teletrasporto. Beh, ancora più mistico. Ci sono i teletrasporti su questa torre misteriosa avvolta nell'oscurità. Star Trek gli fa un baffo. Cioè, io vorrei farvi... Non so se riesco a trasmettere quanto è maledetto questo gioco. Ci sono nello scenario, purtroppo uno dei punti deboli di questo gioco è proprio il comparto grafico, perché le texture non sono proprio... È vero che è grafica da Play 1, ma la Play 1 aveva delle texture molto più definite di queste. Girovagando nei vari livelli possiamo trovare dei muri che hanno delle crepe, che rompendo quei muri vai a una stanza segreta, una stanza bonus. Qui c'è una stanza bonus che io non avete idea di quanto ci ho sclerato per trovarla. E poi alla fine ho visto questa scatola qui, che sapevo che dentro non c'era niente, però gli ho sparato una volta di troppo. E dietro c'era il muro che si rompeva. No! Ok. Mana raccolta. Ah, c'è anche la mina nell'angolo, sì. Quindi non solo ti mettono una scatola davanti alla crepa che ti conduce a questa stanza segreta, poi ti mettono anche una torretta. Se non sbaglio, sì, qui si va a una stanza che poi si ricollega, come dicevo, dove eravamo prima. Qui devo scendere così, tac. Guarda dove ti sono andati a mettere la chiave. Quella chiave lì, se tu prendi la strada normale e vedi questa chiave che volteggia in aria e non ci arrivi neanche saltando, neanche pregando in cinese, devi per forza trovare questa sala segreta per prendere la chiave, perché altrimenti non la prendi. Adesso ci possiamo tirare di sotto, però adesso qui devo fare attenzione a quelli. E qua incontreremo un nuovo nemico. Un nuovo nemico che... Vabbè, il karma l'ho preso di spalle. No, ero troppo lontano. Eh sì, ero troppo lontano, non gli arrivava il colpo. Là. No, torretta. Ok. Bello quando i nemici non si aspettano che tu li spunti dal dietro. Drone? No, un altro karma. Avete notato che il raggio della pistola è più grosso dopo il power up? Quindi fa anche più male. Perché è più grosso, fa più danni. Posto di controllo. Ok, qua siamo praticamente tornati al teletrasporto. Ah, ecco. Lì è dove ero prima, quando ho salito le scale, che mi sono trovato davanti al cancello. Però lì il karma io l'avevo già eliminato. Questo... Si è... No, non passa il colpo. Il suo sì, ma il mio no. No, allora no. Così non vale. No, no. Vai. No! vabbè, niente. Scappando ho preso il teletrasporto. Allora, mana. Guarda cosa c'era lì nell'angolo e non l'avevo visto. Ti rendi conto? Incantesimo di terra. Ok, cosa ho preso? Ho preso... Ah, guarigione livello 2. Vedete le stellette? No. No, madonna. Ora sclero con i comandi degli incantesimi. Poi quando avrò un po' più di mana nell'inventario vi farò vedere il fulmine. Allora, dicevo, cerchiamo di concludere sta parte. Torniamo di su. Si è buggato il... joystick.
Qua c'è un'altra stanza segreta. Allora, qui ci sono queste scatole da rompere, queste scale. Qui lassù c'è un karma che mi sputazza col suo mitra. È diventato nero lo schermo così. Vabbè. Se non sbaglio, qua siamo in quella parte strana, tipo labirinto. Sì, esatto. Ok, adesso vi farò vedere una cosa molto strana di questo posto strano. Tanto per rimanere coerenti con la situation, no? Allora, qui è una sorta di corridoi tutti intrecciati fra di loro. Ci sono varie sale, tipo questa. Che non ho capito se è tipo o una sala conferenze, un'aula di una scuola. Non ho capito se questo schifo che è su questo tavolo dovrebbe essere un disegno, una mappa, o è semplicemente muffa o uova marcite, perché quello sembra un uovo, effettivamente. Col tuo orlo verde, però. Vabbè, niente, abbiamo recuperato un po' di salute. Torniamo indietro. E qui non ci sono nemici. Qui ci sono barili che esplodono, che contengono roba utile. Mine e granate. Le granate, sale, dammi 13 granate. E poi, sì, qui prendiamo le munizioni verdi. Ora qui dobbiamo scatenare una reazione a catena. Quindi io, sai come si dice, no? Piazza la bomba e scappa. Boom! C'è un sopravvissuto, tipo, anzi, due sopravvissuti. E non contengono niente. Munizioni verdi, come dicevo nello scorso episodio, sono molto rare. Sono il frizzino frizzello che servono più che altro per le macchine che incontreremo più avanti e i pipistrellacci. I maledetti pipistrellacci. Perché no, non so, cioè è un raggio, cioè è un raggio che spara a raggio, così. E quindi becca anche i nemici in movimento. Dammi il pugno. Mana raccolta. Mana raccolta, ottimo. Curiamoci prima. Tanto c'è modo per. Ci sarà sicuramente occasione per farvi vedere il fulmine. No, di qua no, non ti perdere. E adesso andiamo a visitare l'ultima cosa strana di questo posto. Tanto controlliamo con la visione raggi X se ci sono delle stanze segrete. No, sembra di no. L'ultimo posto segreto è una specie di sala infermeria. Non saprei. Cosa c'è qui? No, niente. C'è questa macchina. A me sembra una macchina. Sembra tipo il sarcofago, quello di. Se qualcuno ha visto Stargate, il film, però, non la serie TV. Vabbè, viene riproposto anche nella serie TV. Comunque sembra il sarcofago di Stargate. Con una bella vita. Qui non possiamo fare nient'altro. Non possiamo rompere niente. Non possiamo utilizzare la macchina. Possiamo soltanto raccogliere la vita e l'incantesimo di terra ancora. Ne ho due di terra questa volta. Esatto, questa volta ho alzato il limite dell'esperienza sulla morale. Allora, sblocchiamo quello che abbiamo appena raccolto e quello che abbiamo raccolto nell'episodio scorso, che sono rispettivamente mana livello. Ah, e guarigione livello 3, ottimo! Ottimo, adesso guarisco molto di più rispetto a prima. E mana livello 2. Io l'incantesimo sulla mana, come ho spiegato, non lo userò mai, proprio perché utilizzando la mana si consuma energia. L'ultima parentesi che faccio e poi torniamo al livello. Qui c'è una luce rossa molto sospetta. Non ci sono fonti di luce, non ci sono torce neanche dalla parte di là. E quello è lo stesso bagliore che emette la freccia rossa, quella che ti indica la direzione in cui andare, ma che non puoi tornare indietro.
E io pensavo che fosse una specie di zona segreta, però non c'è niente. Non c'è nulla, assolutamente nulla. Quindi questo bagliore qui è il muro. E deve essere per forza il muro che... Perché anche di qua il bagliore rosso non c'è, vedi? Quindi boh, hanno messo una luce rossa dentro il muro, penso. Credo. Non me lo spiego quel bagliore rosso lì. Pugno. Gas. Ora qua c'è una. C'è un imbecille con un'arma in mano. E c'è anche una torretta laggiù. Ottimo. Dicevo, adesso qui non posso tuffarmi. Non cadere nella vasca piena di acido. Se dovessi cadere per puro caso, da una di queste piattaforme, cercare di risalire è un casino e potrei letteralmente consumare tutte le 16 scorte di energia che ho. Quindi, questo è uno dei punti che mi ha fatto più sclerare da morire. Allora, il primo saltino è piuttosto semplice. Non posso starci troppo qua sopra perché poi affondano. Oddio, eccoci, sbloccato. Quello esplode, quindi lo lascio stare. Il punto di salvataggio al momento lo lascio stare. E prima di proseguire vi faccio vedere ciò che vi ho detto la volta nell'episodio scorso, ovvero che vi ho parlato di un bonus che io chiamo, non si chiama così, però io lo chiamo Buddha, perché è un tipo una statua del Buddha e insieme a una vita. Allora, qua, in questo punto, noi dobbiamo saltare su questo murettino. Guarda, guarda, cioè, pensaci, che qua, quanto sono maledetti infimi. C'è una luna gialla tonda e noi dobbiamo praticamente saltare sopra quei, cioè, io guarda, non ho parole per descriverlo. E qui la cosa non è facile perché non hai proprio lo spazio fisico. No, che fai? Non hai lo spazio fisico per calcolare il salto, quindi ogni salto che fai ti devi fare il nome del padre. E poi, come se non bastasse, devi fare anche il girettino così. Guarda, guarda, guarda. Del figlio! E dello Spirito Santo, amen! Perché io potrei cadere di sotto il mobile, ma potrei anche cadere di sotto lì. E se cado di sotto lì, devo rifare tutto il percorso. Piano, 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 piano. Ok. Potenza, corazza, raccolto. Ok. Extra vita raccolto, non morire adesso. Posso scendere piano. No, no, non lì, non lì, non lì. Dall'altra parte, dall'altra parte. Su, da brava. Se no mi butto. Consumerò un po' di salute, ma va bene, l'importante è che siamo salvi. Allora, il Buddha. Potenziamento corazza. Vediamo un po' quanta corazza mi dà. Beh, non tanta, però dai. È solo il primo. Ci sono altri Buddha che danno molto di più. Facciamo esplodere questo e poi salviamo. Che mi dà salute. Ok. A questo punto non mi resta che saltare. Deve fare il saltapozzanghere, devo diventare un jumper. Non mi fare brutti scherzi. Oh, non affondare. Oh, salta lì sopra. Oh. E vai, vai. Ok. Bene, ragazzi. Mi avete portato fortuna. Bravi, grazie. Vi meritate una caramella. Ve la consegnerò quando ci vedremo. Quindi sarà già marcita da chissà quanto. Però è il pensiero che conta, no? Quindi. Siamo al boss. Siamo al boss.
Allora, vi spiego in cosa consiste e poi lo affronteremo. Il boss è come una ragazza che ti dice: sì, ci vediamo alle 8, tu vai alle 8 a prenderla, e alle 8 e mezzo, 9 e mezzo, così non si fa ancora via, perché si fa desiderare questo boss. Nel senso, questo è il punto dove lo andremo ad affrontare, ma lui non c'è. Tu la devi desiderare ardentemente, e soltanto dopo che proprio non ne puoi più fare a meno, si farà vedere. Scherzi a parte, c'è questa piattaforma centrale che non so se, cioè, saltandoci sopra si aprirà quel cancello. Ma qua abbiamo un'altra piattaforma con una, sembra una faccina che sorride, con gli occhiali da sole appuntiti. Questi sono uguali. E di qua invece c'è questa specie di mirino con una stella al centro, e sono uguali, questo e quello di là. Non ho la minima idea di cosa voglia dire. Poi anche saltandoci sopra, forse, aspetta, vuoi ho capito! Qui ci sono delle frecce e queste pareti si aprono. Quindi di qua dove c'è il mirino indica le munizioni, perché infatti di qua ci sono le munizioni. E allora di là ci deve essere la salute. Questa faccina qui con gli occhiali deve essere per forza la salute. Meno che... Oh, a me questa sembra una tazza con una scorza di limone sopra. Si sta lamentando perché ci sto mettendo troppo, ha ragione. Va bene, dai. Forse devo farcelo camminare sopra. Ecco qua, il golem. Un po' sciancato, però. Allora, vediamo di... Allora, il golem cosa fa? Il golem lancia i sassi, giustamente. E lancia i sassi e poi crea anche un'onda d'urto. Cammina. No, non l'ha schiacciato. Praticamente è un colpo, una risposta. Cioè, gli sparo un colpo e lui mi lancia un sasso. Il primo boss è facilissimo. Oh, ok. Qua c'avevo le munizioni, visto? No. Ok, vai. Poi vi dico un paio di cosette dopo quando l'ho sconfitto il boss. Voglio, vi dico un paio di cosette sul boss quando l'ho sconfitto. Vediamo se la mia teoria era giusta. Facendolo camminare lì sopra. Ah no, forse quei sassi. I sassi devono andare qua sopra. Ok. Vediamo. Esatto. Ora ho capito. No. Sasso. Dammi un sasso. Un sassetto qui. Salta. Sasso. Mi serve un sasso. Dai, dammi un sasso. Mi sa che non me lo dà più. La sua vita è troppo bassa per... No, invece sì. Bestia. Meno male che la vita si è caricata da sola, però... Cioè, sto rischiando troppo e poi magari dalla parte là non c'è neanche chissà che cosa. Me lo dai un sasso? No! Maledetto! Sì! 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 No! Munizioni verdi? Ok. A me va bene lo stesso, però pensavo ci fosse la salute qua dietro. Vabbè. E abbiamo sconfitto il mostro e gli rimangono le gambe e le zampe di gallina qua così. E noi a questo punto ci dobbiamo tuffare là dentro. Dunque, prima di proseguire, avete visto che è un golem di pietra. E principalmente il primo episodio comunque riguardava comunque... C'erano tanti sassi in giro, anche sul tetto dove è atterrato in Outflus. C'era la zona dei binari, con i sassi sui binari. Praticamente questo golem era messo a guardia di chi non voleva trasportare le pietre.
Ok. Ora, guardate. Allora, adesso devo fare una cosa. State a vedere. Tu, ieri qui, non sconfitto il boss. Dici dove devo andare. Vedi una piattaforma e ci sarà un ascensore. Quindi cosa è naturale per te? Andare su quella piattaforma. Quella piattaforma praticamente si rompe e ti butta di sotto e vai al prossimo livello. Ti verrebbe mai in mente che non ci devi stare sopra? Ma devi fare così? Sai perché? Perché prima di tutto là dietro c'è un cristallo rosso, un incantesimo di fuoco, che adesso vediamo cos'è. E poi perché, guarda. Ti... A troll, cioè a fregarella! Si sarebbe rotta la piattaforma, tu saresti andato giù e la vita l'avresti persa. Porca miseria. Allora, vediamo un attimo il incantesimo di fuoco. Scudo. Lo scudo è buono. Lo scudo è utile. Soprattutto contro... Magari non adesso, ma contro i nemici più avanti. No, vampiro, tac. Mi tengo sempre il fulmine. Ora, prendiamo la vita. E poi starò zitto 2 secondi perché partirà un filmatino. Mi sa tanto che la vita la si prende buttandosi di sotto. Sì! Meno male, perché lì, guarda, o sì o no, cioè non c'erano tanti tentativi. Salvare, sì. Vediamo adesso che fine ha fatto il capitano Lamat. Al risveglio mi sono trovato di fronte a uno strano essere. In modo misterioso mi ha spiegato che tanti anni fa i suoi antenati e il loro malvagio sovrano regnavano sul mio popolo dal loro palazzo sospeso nel cielo. Fino a quando eressero una grande torre per raggiungere e sconfiggere il tiranno. A Pooch. Beh ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Ora, questa serie di ODT non era una serie che andava a sostituire Mass Effect, perché molti potrebbero avere questa paura, considerando che questa serie, purtroppo questi nuovi video, l'ho portati anche per portare un po' di aria fresca sul canale, ma non hanno ottenuto molta visibilità, molto traffico. Ho voluto semplicemente portarli, appunto per farli conoscere, e anche perché se qualcuno ha bazzicato il canale ha visto che ci sono stati un po' di cambiamenti, e infatti con questo, portando questo gioco ODT, ho praticamente inaugurato una nuova rubrica che ho deciso di chiamare Giochi che devi conoscere, e in cui vi porterò dei giochi di cui non ho intenzione di farci una serie, quindi saranno uno massimo 2 episodi, e per farveli conoscere, appunto, giochi abbastanza sconosciuti o giochi dimenticati, giochi che comunque andrebbero visti almeno una volta nella vita. Ora, avevo detto poi su Facebook che avrei interrotto la serie di ODT una volta arrivato al primo boss, e così infatti sarà, a meno che non ci siano delle richieste esplicite in cui appunto volete vedere che la serie continui. Però invito anche quelli che non commentano, almeno in questo caso, di dirmi: ok Brex, vorremmo vedere come va a finire questo capitano Lamat, che cosa fa questo tizio misterioso che ha spiegato un po' di questo sovrano che è la torre, una cosa e l'altra. Quindi se vi incuriosisce, scrivetemi in un commento. Sì, Cleopatra, lo so che ti piace, quindi a te t'ho già contato tra i favorevoli, però mi piacerebbe sentire anche il parere di altri iscritti, considerando che ci sono oltre 200 persone che sono iscritte al mio canale. Qualcun altro, insomma, che mi faccia sapere se vuole che questa serie vada avanti. Per oggi è tutto, noi ci becchiamo al prossimo video.